Eccoci, eccoci, siamo già arrivati questa mattina nella grande fiera del turismo, la IFTM di Parigi, che si svolge a Porte de Versailles. Naturalmente siamo venuti a trovare il tour operator più importante d'Italia, Primo Piano Viaggi, specializzato nel creare gruppi che vengono dalla Francia, proprio dalla Francia. Il nostro assessore è qui, è già al lavoro. Assessore, subito, a colpo sicuro da Primo Piano Viaggi, perché? È stato un piacere intanto conoscere già 3 anni fa Primo Piano Viaggi e Sergio. Abbiamo stretto da subito, c'è stata intesa. Adesso vi spiegherà come mai i turisti francesi prediligono il Salento e perché, grazie anche alla promozione fatta dall'amministrazione comunale, abbiamo raggiunto un incremento di turisti francesi nel nostro territorio. Mi sembra che sia pari al 60% addirittura, sì, detto dagli operatori turistici. Sì, ci aspettiamo questi numeri anche dai dati di Puglia Promozione che verranno fuori a breve, a novembre, ritengo. In ogni caso la sensazione è positiva, abbiamo avuto tanti turisti francesi, anche adesso in questo momento a Salve, come in tutto il Salento. Ci sono turisti francesi che amano la nostra terra perché offre un'esperienza autentica a 360 gradi. Assessore, ieri abbiamo incontrato dei giornalisti francesi, dei corrispondenti della stampa estera a Parigi, dei professionisti italo-francesi. Soddisfatto del lavoro svolto? Assolutamente sì, la comunicazione ormai viaggia online. Questi giornalisti, ieri erano circa 20 giornalisti, tra i quali anche nomi di spessore, hanno già in questi anni hanno lavorato per conto del Comune di Salve, grazie alla giornalista Carmen Mancarella, e ci hanno fatto una promozione che sta portando i suoi frutti. Poi il discorso della promozione turistica, come vedete, noi stiamo già lavorando per l'anno prossimo, perché la stagione è quasi finita, ma c'è la stagione dell'anno prossimo, c'è tutta la primavera che ci aspetta, e quindi noi sappiamo che i turisti francesi amano raggiungere le nostre coste e i nostri territori anche in periodi di bassa stagione, quindi dobbiamo anticipare i tempi e siamo qui per l'anno prossimo. Grazie assessore, e adesso facciamo qualche domanda al nostro esperto, il tour operator Sergio Faralli, Primo Piano Viaggi. Ma che cosa cercano i francesi dall'Italia? I francesi dall'Italia cercano... Voce, per favore. Sì, vabbè, no. Dopo 3 giorni di fiera. È difficile. No, i francesi amano molto l'Italia, amano la nostra terra, amano il buon mangiare, i monumenti. Amano le esperienze, vero? Amano le esperienze, amano vedere cose che magari... La Francia è bellissima, ma magari si vedono solo in Italia. Penso alla Puglia, ai tramonti, al mare, al mangiare bene. E quindi... amano specialmente la Puglia. Mi è piaciuto molto il catalogo che lei sta presentando quest'anno, cioè Viaggio à la carte. Vuol dire che lei offre le sue idee, però si adegua anche a quello che vuole il cliente. Quindi è un tailor viaggio, un viaggio tagliato su misura. Non facciamo viaggi, pacchetti, spiacchetti. Assolutamente. Rispondiamo alle esigenze del cliente, è chiaro. Diamo un'idea. Date un'idea, certo. Un progetto. Poi dopo, a seconda del cliente, a seconda delle persone, a seconda di sono, andiamo a modellarlo per poter far vivere ai clienti quello che chiedono e quello che vogliono. Bene, noi l'aspettiamo in Puglia, in particolare in stupende masserie. E sono sicura che i francesi si troveranno bene, l'aspettiamo a Salve e grazie. Grazie assessore, grazie a te, dottore grazie, Faralli. Grazie a associazioni del territorio che collaborano con il Comune di Salve. Infatti oggi qui stiamo portando virtualmente anche la Proloco di Salve, Rugiano e Marine, l'associazione Salve Turismo e l'associazione Arches, che si impegnano a portare in giro anche i turisti stranieri, i turisti francesi che vengono, per fargli conoscere i vari attrattori che ha da offrire, le varie bellezze che ha da offrire Salve. Quindi l'archeologia, la natura, il mare, le spiagge, la cucina. Senza queste associazioni Salve non sarebbe Salve. Grazie di cuore.